Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Svuota la spesa. È davvero da un bel po' che non ve ne registro uno, tre volte mi dimenticavo, e finalmente eccomi qua per registrarne uno nuovo. E si tratta del Carrefour. Ho fatto la spesa al Carrefour ed è più o meno una spesa mensile, anche se un po' di cose non c'erano, quindi me le sono segnate e dovrò prenderle la prossima volta. Allora, uova immancabili. Poi caramelle, queste qua, le Goliè, la liquirizia, che non mangio da un sacco ma sono tra le mie preferite, quindi le ho viste e le ho volute subito. Stracchino nonno Nanni. Poi il grana padano. Cicles che avevo finito, io prendo solo e esclusivamente questi qua della Air Vigorsol perché sono i miei preferiti. Gocciole classiche. Poi ho preso il cacao amaro perché mi spuntano sempre nuove ricette, soprattutto su TikTok, con il cacao amaro. E quindi ho detto, senti, lo prendo perché così non si sa mai, ce l'ho. E nel caso in cui mi venisse voglia di fare una ricettina, anche i pancakes al cioccolato potrei fare con quello, sì. E ce l'ho almeno. Poi bevanda alla soia perché non sono una grande fan del latte di mucca, ma da quando sono piccola proprio, e quindi questa è una valida alternativa. Pesto Giovanni Rana, sempre lui, senza aglio. Questo qua è proprio una fede verso questo pesto qua. Poi mozzarella. E ho voluto riprendere questi biscotti che io adoro davvero, della Galbusera, i Gran Saraceno, perché sono buonissimi. Hanno anche delle gocce di cioccolato all'interno, sono nuova. Ok, prima busta via, passiamo alla seconda. Ho preso tre di queste salse, salsa di ciliegino, che è buonissima, davvero, è una delle mie preferite. Prendo praticamente sempre questa, oppure quella dell'Eurospin, però sempre di ciliegino. E poi questa marmellata alle fragole, perché l'avevo già presa e mi ero trovata molto bene. Nutella, perché ho voglia di nuovo di pancakes barra crepe, quindi ci andava. Pomodori secchi da sgranocchiare, così ci stanno sempre. Pancetta affumicata. Come biscotti ho preso anche questi qua, i cioccograno, che avevo preso, pensate, solo una o due volte, però mi erano piaciuti tanto ed era un po' che non li prendevo e quindi li ho visti e ho detto, ma sì, riproviamoli. Poi, come affettato, prosciutto crudo e salame Milano. E poi, come te, ho trovato solo questo qua della Twinings, che comunque ho già provato in passato, è molto buono, anche se di solito prendo quello della Star Tea perché ci sono le frasi carine sui filtri e boh, però vabbè, mi accontento di questo per adesso. Terza busta, bella piena anche questa, abbiamo i pane choc, che sono le mie brioche preferite in assoluto, i Fonsis, mamma mia, li desidero da un po', quindi finalmente li ho trovati. Poi un po' di pasta, ho preso le penne rigate, poi le mezze maniche e i fusilli che adoro. Poi ho preso queste olive verdi denocciolate, perché boh, da un po' che non mangio olive, quindi ci sta. Poi mele golden. Poi pane, come se non ci fosse un domani, sia bianco che 8 cereali. E infine le chicchette di patate. Come sempre vi dico quanto ho speso, ovvero 75,74 euro. Alcune cose, come vi ho detto già all'inizio, non le trovate, quindi dovrò andarle a prendere sia al Carrefour che all'Eurospin, perché ci sono delle cose per cui mi trovo meglio all'Eurospin e altre cose per cui mi trovo meglio al Carrefour, quindi dovrò dividermi, però il grosso diciamo che l'ho preso. Spero che questo mini video svuota la spesa vi sia piaciuto, se così lasciatemi un bel pollice in su e anche un bel commentino qua sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!